Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar. Vi ringrazio innanzitutto per la vostra presenza di oggi. Lascerei ancora un paio di minuti per aspettare gli ultimi partecipanti e poi direi che appunto un paio di minuti inizieremo con la presentazione. Ok, direi che possiamo cominciare. Io vi do appunto il benvenuto a questo webinar di oggi che va a concludere una settimana particolarmente ricca di eventi e di convegni che Novamont ha organizzato in occasione dei giorni della Fiera di Ecomondo. Ecomondo è la principale fiera europea nell'ambito della green economy e a seguito del DPCM del 25 ottobre è stata convertita in un'edizione interamente digitale. Vi ringrazio per la vostra partecipazione. Io sono Cristina Cao, CSR Specialist del gruppo Novamont da circa 2 anni. E mi occupo di gestire tutta una serie di attività e progetti legati al mondo della corporate social responsibility del gruppo Novamont. Tra queste attività figura sicuramente la cura e la realizzazione del bilancio di sostenibilità, che sarà un po' l'oggetto di questo webinar. A supportarmi nella presentazione di oggi ci sarà anche la dottoressa Alessandra Giomi di Studio Fieschi e Soci. Alessandra è una nostra consulente ormai pluriennale nell'ambito di progetti legati sempre alla CSR e a progetti di stakeholder engagement. Dando uno sguardo, diciamo, all'agenda di oggi, volevo fare questa premessa, dato che abbiamo a che fare, con un pubblico forse molto più vasto ed eterogeneo, rispetto a quello che solitamente, diciamo, incontriamo in fiera, abbiamo deciso di dividere la presentazione di oggi in due principali parti. La prima sarà di taglio più accademico e affronterà il mondo della rendicontazione della sostenibilità appunto in termini più teorici. Verranno quindi illustrati alcuni aspetti generali, principi generali, nonché l'evoluzione normativa che questa attività ha avuto nel tempo all'interno delle aziende. La seconda parte invece della presentazione si concentrerà più sull'approccio che Novamont ha avuto proprio sul fronte della rendicontazione della sostenibilità.
presentandovi in particolar modo il nostro ultimo bilancio di sostenibilità del gruppo. Concluderemo infine dandovi qualche anticipazione di quelli che sono stati gli impegni prefissati al 2020 e quali sono i principali risultati che siamo già riusciti a raggiungere nel corso dell'anno. Io passerei ora la parola ad Alessandra, che appunto vi fornirà alcuni concetti teorici alla base della rendicontazione della sostenibilità. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Giomi, come mi ha già presentato Cristina, ma ci tengo appunto a ripresentarmi, no? Faccio parte di Studio Fieschi & Soci, che è una società di consulenza di Torino che si occupa principalmente di ambiente e sostenibilità. Da anni seguo Nova, molto collaboro appunto anche con Cristina per tutte le attività che riguardano la redazione del rapporto di sostenibilità. Oggi sono qui, diciamo, per occuparmi e parlarvi e raccontarvi cosa si intende quando si parla di rendicontazione della sostenibilità. Aspetta, ok. Dunque, appunto, dicevamo che quando si parla di rendicontazione della sostenibilità, cosa intendiamo? Sostanzialmente si intende la misurazione, la comunicazione e l'assunzione di responsabilità che un'azienda ha, diciamo, che un'azienda ha nei confronti dei propri stakeholder in relazione alla performance dell'organizzazione rispetto a quello che è, diciamo, l'obiettivo comune dello sviluppo sostenibile. Ma perché è necessario comunicare? Perché è necessario rendicontare? Perché sempre più i rischi e le minacce che sappiamo sono, diciamo, quotidianamente si rivolgono alla sostenibilità collettiva, fanno sì che sia sempre più esigente, ci sia sempre più la necessità per le aziende e comunque per tutti gli attori della società di diventare trasparenti e quindi raccontare, rendicontare quelli che sono i propri impatti sociali e ambientali economici, dove appunto ovviamente sociale, ambientale e economico sono le tre sfere della sostenibilità. In linea di principio, in linea di massima, in linea generale, la comunicazione della sostenibilità deve seguire dei principi ben precisi. Tra questi, fondamentali sono il principio dell'equilibrio, quindi il fatto di rendicontare ciò che è positivo e ciò che è negativo, quindi non diciamo essere trasparenti. E trasparenti nei confronti dei propri stakeholder proprio per rendicontare diciamo il bene e il male anche. La rendicontazione della sostenibilità nasce come un aspetto, una materia di ambito volontario. Quindi fino in realtà a poco tempo fa non c'era nessun obbligo per le aziende di redigere o rendicontare informazioni di carattere non finanziario. Questa situazione è stata, diciamo, ha subito una svolta nell'ottobre del 2014, quando è stata promulgata la direttiva 2014-95 dell'Unione Europea, che appunto ha obbligato, diciamo, a alcune categorie di tipologie di aziende a rendicontare informazioni di carattere non finanziario. La direttiva europea è stata diciamo introdotta nella normativa italiana attraverso l'emanazione del decreto legislativo 254 del 2016, che appunto obbliga determinate categorie di aziende a redigere annualmente un documento chiamato appunto dichiarazione consolidata non finanziaria, all'interno del quale l'organizzazione e l'azienda devono dare informazioni e rendicontare informazioni riferite alle tematiche di sostenibilità, quindi riferite appunto la sfera ambientale, sociale, economica da un punto di vista della sostenibilità. Il decreto legislativo abbiamo detto, si applica solo a determinate categorie di aziende,
Quali sono queste categorie di aziende? Sono innanzitutto gli enti di interesse pubblico che abbiano un numero di dipendenti medio e superiore a 500 e che alla data del bilancio, alla data di chiusura del bilancio, soddisfino due requisiti dimensionali, diciamo limiti dimensionali. O un totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni, o un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni. Queste categorie di aziende che obblighi hanno? Devono elaborare appunto una dichiarazione di carattere non finanziario che deve contenere informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva e agli aspetti rilevanti che si ritengono rilevanti in base ovviamente alle attività e alle caratteristiche dell'impresa stessa. Un aspetto importante del decreto legislativo 254 è riportato nell'articolo 7, che praticamente dà la possibilità alle aziende che non ricadono nella sfera dell'obbligatorietà, quindi che non ricadono nell'ambito di applicazione, comunque di redigere una dichiarazione di carattere consolidato non finanziario, che però in questo caso si chiamerà volontaria, perché appunto l'azienda non ricade nell'obbligatorietà, ma può redigere la DNF, la dichiarazione non finanziaria, seguendo ovviamente i requisiti dati dal decreto legislativo. E questo, per esempio, è il caso che poi vedremo più nel dettaglio quando Cristina ci presenterà l'approccio di Novamont, è stato proprio quello che Novamont quest'anno ha fatto, cioè ha redatto la prima dichiarazione consolidata non finanziaria di carattere volontario. In questa slide sono riportati alcuni, diciamo, alcuni numeri, alcune statistiche e dati riguardo la rendicontazione della sostenibilità in Italia. Allora, la rendicontazione della sostenibilità con un focus particolare sulle dichiarazioni consolidate non finanziarie. Allora, questi sono dati, è un report pubblicato a dicembre 2019 da Deloitte, siamo in attesa della pubblicazione del nuovo report, quindi al 2020. I dati che vediamo sono dati ovviamente che fanno riferimento all'anno prima, quindi al 2018, e vediamo che nel 2018 in Italia, quindi diciamo, l'ambito dell'analisi è la nostra nazione, sono state analizzate 197 società, di cui 150 società quotate, quindi 150, analizzate 197 DNF, di cui 150 sono di società quotate, mentre 47 sono di società non quotate. Di queste 197, il 145 DNF sono state redatte da aziende non facenti parte dei settori finanziari, e principalmente da aziende che ricadono nelle categorie di settori prodotti e servizi industriali, customer business e energy e utilities, mentre 52 nei settori finanziari, dove diciamo per la maggior parte si tratta di banche. Nell'84% dei casi la DNF viene pubblicata come un documento distinto, perché il 254, quindi il decreto legislativo che introduce la DNF in Italia, dà la possibilità alle aziende di inserire la DNF o all'interno della relazione sulla gestione, oppure di pubblicarla come documento distinto. E vediamo che nella maggior parte dei casi questa seconda via, quindi la pubblicazione come documento distinto, è quella che viene privilegiata dalle aziende. È significativo e interessante il fatto che il 100% delle società utilizzano le linee guida GRI. Cosa sono le linee guida GRI? Sostanzialmente si tratta del principale standard di rendicontazione della sostenibilità e sono promossi appunto e pubblicati dal Global Reporting Initiative, GRI, che è un'organizzazione no profit che ormai dall'inizio degli anni 2000 pubblica regolarmente, aggiorna regolarmente le linee guida per la rendicontazione della sostenibilità. Questo perché? Perché emerse, diciamo, hanno percepito l'esigenza di
trovare una lingua comune per tutte quelle aziende che appunto vogliono rendicontare la sostenibilità in modo tale da sviluppare appunto un linguaggio comune e permettere alle varie aziende di potersi anche confrontare tra loro sulle stesse tipologie di informazioni e di dati. Per quanto riguarda invece le DNF di tipo volontario, quelle che dicevamo sono permesse dal 254 dall'articolo 7, ad oggi a livello nel panorama nazionale il numero di aziende che pubblica DNF volontarie è ancora un numero molto esiguo e in generale sappiamo che a livello di Commissione europea si sta valutando di aggiornare la normativa che riguarda appunto la rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario e presumibilmente si andrà verso un abbassamento della soglia d'obbligo del numero di dipendenti, quindi saranno chiamate a rendicontare anche le aziende che avranno un numero di dipendenti di 250. Questo perché? Perché è sempre più evidente il fatto che è necessario che tutte le aziende comincino il percorso di rendicontazione degli aspetti di sostenibilità. La rendicontazione della sostenibilità si sviluppa principalmente attraverso due importanti percorsi. Il primo percorso è quello dello stakeholder engagement, quindi il coinvolgimento degli stakeholder, il percorso attraverso il quale la rendicontazione che si va a sviluppare acquisisce caratteristiche di trasparenza di trasparenza, perché appunto l'obiettivo qual è? Quello di andare a individuare gli stakeholder dell'azienda. Chi sono gli stakeholder? Sono entità o individui che possono essere influenzati dalle attività, dai prodotti o dai servizi dell'organizzazione, ma che a loro volta possono influenzare anche l'organizzazione. Quindi, una volta identificati i propri stakeholder, l'azienda, sono gli attori a cui l'azienda rende di conto e quindi dimostra con trasparenza nella rendicontazione le sue performance e il suo operato. Nella parte destra della slide sono riportati quelli che sono gli stakeholder del gruppo Novamont. Il percorso di identificazione degli stakeholder è cominciato con il gruppo Novamont qualche anno fa, quindi ogni anno viene comunque riaggiornato e si vengono valutate se ci sono degli ulteriori stakeholder che devono essere coinvolti o meno. Gli stakeholder sono appunto varie categorie di individui, di entità o di individui che vanno appunto dagli stakeholder più vicini, come per esempio la categoria dei collaboratori, a quelli un pochino più lontani, ma comunque da tenere in considerazione, come per esempio i governi e gli organismi nazionali e internazionali. Una volta identificati gli stakeholder, però, è necessario coinvolgerli. Il coinvolgimento degli stakeholder è praticamente l'impostazione e l'implementazione di un percorso di ascolto, dialogo e coinvolgimento. Con quale scopo? Con lo scopo di identificare le aspettative e le istanze che le stakeholder hanno e quindi cosa loro si aspettano rispetto all'azienda, in questo caso dal gruppo Novamont. Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder sono di vario tipo, diciamo che si distinguono principalmente due categorie di modalità di coinvolgimento: le modalità di coinvolgimento dirette e le modalità di coinvolgimento indirette, dove per modalità di coinvolgimento indiretto si intende quelle modalità che prevedono un'analisi della categoria di stakeholder, delle istanze degli stakeholder. Senza un faccia a faccia, quindi un esempio è l'analisi documentale, mentre sono a modalità di coinvolgimento di tipo diretto tutte quelle modalità che prevedono
un incontro, diciamo una relazione diretta appunto tra l'azienda e la categoria di stakeholder. Ad esempio il focus group, gli incontri face to face, il monitoraggio nelle interviste telefoniche e altro. Diciamo che con Novamont annualmente viene redatto un piano di engagement, quindi per ogni categoria di stakeholder individuata che abbiamo visto la slide precedente, si vanno a scegliere quelle che sono le modalità di coinvolgimento più, diciamo, più opportune, più adeguate, in base sia alla tipologia di stakeholder e sia, diciamo, a quello che vogliamo, alle modalità, diciamo, a quello che vogliamo raccogliere dagli stakeholder. Questo vuol dire che ogni anno le categorie di stakeholder di Novamont vengono interrogate con modalità dirette che facilitano, diciamo, l'esposizione di istanze in modo diretto. L'attività di stakeholder engagement è uno di due percorsi fondamentali che portano alla redazione di un bilancio di sostenibilità redatto secondo i principi del GRI standard. L'altro aspetto molto importante è il principio di materialità. Il principio di materialità è un principio appunto sempre riportato nel GRI standard e praticamente è un principio dove per materialità si intende diciamo, la soglia di importanza che le tematiche, oltre la quale alcune tematiche diventano così importanti da dover essere rendicontate e raccontate. Come si va a identificare queste tematiche che si dicono appunto materiali, dove materiali in realtà è una traduzione di materiality in inglese, ma possiamo, in italiano forse si rende meglio con significativo. Le tematiche significative si identificano tramite quella che viene chiamata il processo di analisi di materialità. Questo processo sfocia, diciamo, nella rappresentazione grafica, in questo grafico cartesiano, in cui troviamo su un asse diciamo, la priorità che gli stakeholder che sono stati diciamo, ascoltati con le modalità di engagement che dicevamo prima, assegnano a delle tematiche di sostenibilità. Sull'altro asse invece abbiamo cioè la prioritizzazione che l'azienda dà a quelle tematiche e l'incrocio tra i due aspetti, quindi diciamo quello che troviamo di solito nel quadrante in alto a destra, sono appunto i temi materiali che sono importanti sia per l'azienda sia per gli stakeholder e che quindi l'azienda è chiamata a raccontare a raccontare nel proprio bilancio di sostenibilità. Dopo questa breve, diciamo, introduzione su quello che sono i principi, diciamo, generali e l'evoluzione normativa che riguarda il macromondo della rendicontazione della sostenibilità, lascio la parola a Cristina che invece vi illustrerà e racconterà qual è stato l'approccio del gruppo Novamont. Grazie mille Alessandra, adesso metto in condivisione lo schermo. Allora, quindi passerei quindi alla seconda parte di questa presentazione, illustrandovi un po' qual è stato l'approccio di Novamont sul fronte della rendicontazione della sostenibilità. Prima di fare questo, però, volevo spendere giusto qualche minuto per illustrarvi un po' il mondo di Novamont e il suo approccio alla sostenibilità, rivolgendomi soprattutto a chi magari non conosce a fondo la nostra realtà e ha appunto un po' l'interesse a capire qual è il nostro modello di business e di sviluppo.
Allora, Novamont è una realtà leader a livello internazionale nella produzione di bioplastiche e nello sviluppo di biochemical e bioprodotti dalle caratteristiche di rinnovabilità e biodegradabilità in diversi ambienti. Qui a sinistra potete vedere, diciamo, l'immagine del prodotto forse più noto, ossia il Mater B, che è la nostra famiglia di bioplastiche, attraverso la quale vengono realizzate una vasta gamma di prodotti a basso impatto ambientale e utilizzati un po' nella vita di tutti i giorni. Tra queste applicazioni possiamo annoverare, ad esempio, i sacchetti per l'asporto merci, sacchetti per la frutta e verdura, ma anche sacchi per la raccolta differenziata dell'organico. Ci sono tutta una serie di applicazioni per l'agricoltura, come i teli per la pacciamatura e imballaggi e anche tutta una serie di applicazioni utilizzate nel settore della ristorazione collettiva, quindi come piatti, posate, bicchieri e così via. La nostra azienda affonda le radici nel territorio italiano, infatti sia il centro direzionale che i centri di ricerca e sviluppo e tutti e tre i siti produttivi del gruppo sono dislocati lungo il territorio nazionale. Presidiamo comunque il mercato estero grazie alla presenza di alcune filiali che sono ubicate in Francia, in Germania, in Spagna, in Nord America e abbiamo anche un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Queste filiali, assieme alla vasta rete di distributori, ci permettono di essere presenti in più di 40 paesi in tutti i continenti del mondo. Quello che però, diciamo, contraddistingue Novamont e lo rende un modello virtuoso di riferimento nel panorama della bioeconomia è sicuramente il modello di sviluppo e il modello di business, che diciamo, sin dalle origini ha avuto una forte vocazione ai temi della sostenibilità. Novamont infatti nasce negli anni 90 come centro di ricerca strategico del gruppo chimico Montedison e dove circa 30 anni fa alcuni ricercatori hanno iniziato a sviluppare un progetto molto ambizioso denominato Chimica Vivente per la Qualità della Vita che prevedeva l'integrazione completa tra chimica, ambiente e agricoltura per la produzione di bioplastiche e bioprodotti da fonti rinnovabili. Questo progetto è stato poi portato avanti con grande successo e determinazione, e si è concretizzato in un vero e proprio modello di bioeconomia circolare, che è basato sull'uso efficiente delle risorse rinnovabili e anche sul concetto di rigenerazione territoriale. Rigenerazione territoriale significa in primis ripartire da siti industriali deindustrializzati e non più competitivi e riconvertirli grazie a impianti e tecnologie prime al mondo in vere e proprie infrastrutture di innovazione. In questo caso abbiamo a che fare con delle bioraffinerie che sono dedicate alla produzione di bioplastiche e di bioprodotti. E questi prodotti di origine vegetale, biodegradabili e compostabili vengono concepiti proprio come soluzioni a specifici problemi connessi con la qualità dell'acqua e del suolo. Da questa breve overview possiamo evincere come la sostenibilità rappresenti un elemento imprescindibile diciamo, per il successo dell'azienda, fa proprio parte del DNA aziendale e questo elemento permea in tutti gli aspetti della nostra catena del valore, dalla fase di approvvigionamento delle materie prime, passando per i processi interni aziendali, fino ad arrivare ai benefici legati al prodotto finale. E quindi ovviamente è necessario attuare tutte le misure possibili che permettano di garantire una corretta gestione di questo elemento sotto tutti gli aspetti. L'approccio che Novamont ha deciso di adottare passa attraverso diversi strumenti e diverse attività. E sicuramente quella che vorrei presentarvi un po' oggi tra le attività figura quella della misurazione e rendicontazione dei nostri impatti.
Quindi sul fronte della rendicontazione della sostenibilità possiamo dire che Novamont ha precorso un po' i tempi. Questo perché per Novamont la rendicontazione della sostenibilità non è un'attività fine a se stessa, ma presenta una serie di benefici e finalità che appunto vanno oltre la semplice rendicontazione. Innanzitutto, il bilancio di sostenibilità ci permette di dialogare in maniera diretta e trasparente con i nostri stakeholder. Il bilancio infatti nasce proprio per rivolgersi ai nostri portatori di interesse, cercando attraverso i suoi contenuti di rispondere un po' alle aspettative che gli stakeholder possono avanzare. È uno strumento che ci permette di capire anche come stiamo performando, quindi se ci sono delle aree ad esempio in cui generiamo degli impatti particolarmente negativi oppure peggiorativi addirittura rispetto all'anno precedente. E quindi è uno strumento che aumenta la consapevolezza interna sui nostri processi e sui nostri impatti. Ci permette di capire come e dove ci poniamo rispetto al mercato di riferimento, rispetto ai nostri competitor, ma anche rispetto, diciamo, alle best practice. E infine, non per importanza, è uno strumento particolarmente utile che ci permette di identificare anche dei nuovi obiettivi di miglioramento, diciamo indirizzando il nostro sguardo verso uno sviluppo sempre più sostenibile del business. E per questo motivo Novamont pubblica sin dal 2008 con cadenza annuale e soprattutto su base volontaria il proprio bilancio di sostenibilità. L'ultimo bilancio ad oggi disponibile è stato pubblicato nel mese di giugno e relativo all'anno di rendicontazione 2019. Questa edizione rispetto a, diciamo, ai bilanci precedenti presenta una serie di novità molto interessanti che lo contraddistinguono, diciamo, appunto, rispetto alle altre edizioni. Innanzitutto il bilancio di sostenibilità 2019, come accennato da Alessandra, rappresenta la nostra prima dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatto su base volontaria. Quindi, nonostante l'azienda non rientri tra diciamo, quelle aziende obbligate dal decreto legislativo 254 a redigere una DNF, ha comunque deciso di attenersi a queste disposizioni su base volontaria perché il decreto dà la possibilità appunto alle aziende di poter redigere una DNF volontaria, anche per diciamo, dare la possibilità di creare un framework comparabile con tutte le altre aziende. Il bilancio di sostenibilità è redatto in conformità con le linee guida redatte dal Global Reporting Initiative, quindi nella versione più aggiornata dei GRI standards. E quindi all'interno di questo documento potete trovare più di 100 indicatori qualitativi e quantitativi di carattere economico, sociale e ambientale. Questo è anche il primo bilancio che è stato redatto a livello di gruppo, quindi le informazioni sono riferite anche a tutte le nostre filiali estere, appunto completando il quadro, diciamo, dell'azienda. Infine vi invito comunque a consultare e a scaricare il nostro documento dal nostro sito aziendale nella sezione di Corporate Responsibility. Quindi, cosa è contenuto all'interno del nostro bilancio di sostenibilità? I contenuti sono stati definiti, come diceva prima Alessandra, sulla base dell'analisi di materialità che diciamo, è stata aggiornata da Novamont nel corso del 2019 e ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia interni che esterni all'azienda. Questo processo ha portato quindi all'identificazione e alla prioritizzazione di 8 temi materiali che sono rappresentati all'interno di questa matrice. Ve li leggo velocemente: abbiamo il tema dell'innovazione, dell'integrità e stabilità del business, la sostenibilità di filiera e di prodotto, responsabilità verso i collaboratori, la conformità e qualità dei prodotti, la rigenerazione territoriale e tutela del suolo,
comunicazione e sensibilizzazione alla sostenibilità e il tema della partnership e della collaborazione. Questi temi sono stati valutati quindi da una scala di punteggio da 1 a 5, dove 1 corrisponde, diciamo, al tema è poco importante o poco rilevante per il gruppo Novamont oppure per me stakeholder, a 5 il tema è estremamente importante. Quindi è necessario che venga rendicontato. Qui per comodità abbiamo già riportato le tematiche che sono collocate, diciamo, nel riquadro in alto a destra della matrice. Quindi abbiamo un totale di 8 temi materiali e quindi abbiamo deciso di suddividere il nostro bilancio di sostenibilità in 8 capitoli. E ciascun capitolo va ad affrontare ognuno dei temi materiali che abbiamo identificato nell'analisi di materialità. In che modo? Allora, a introduzione di ogni capitolo abbiamo riportato il cosiddetto approccio alla gestione del tema. Quindi per ciascun tema materiale, in questo caso sostenibilità di filiere di prodotto, riportiamo qual è la modalità di gestione in termini ad esempio di politiche formalizzate, delle procedure, anche quali sono le figure responsabili, diciamo, a garantire la corretta gestione del tema, quali sono i meccanismi di segnalazione, consultazione, confronto. E anche, diciamo, per rispondere alle linee guida del GERAI, c'è una correlazione con i temi del GERAI standards. Successivamente, poi, dopo questa parte introduttiva, andiamo a spiegare quali sono stati i principali risultati e performance conseguite in relazione al tema materiale. Qui ho voluto riportarvi una slide, diciamo, riassuntiva, che appunto, permette di dare un overview generale, delle performance che l'azienda è riuscita a conseguire nel corso dell'anno. Ve ne cito alcuni, ad esempio, l'azienda ha chiuso l'anno con un fatturato di 270 milioni e grazie all'avviamento della linea produttiva presso lo stabilimento di Patrica nel Lazio, siamo riusciti ad aumentare la capacità produttiva del Materbi del 36%, portando quindi la capacità produttiva a 150.000 tonnellate. Sul fronte della sostenibilità di filiera e di prodotto, abbiamo raggiunto una percentuale del 54% di materie prime acquistate di origine rinnovabile. Mentre nell'ambito degli acquisti di energia elettrica abbiamo mantenuto, diciamo, l'impegno a degli acquisti responsabili e quindi il 100% dell'energia elettrica acquistata dal gruppo è di origine, diciamo, rinnovabile, proviene da fonte rinnovabile ed è certificata tramite garanzie d'origine. Lato, diciamo, dipendenti e collaboratori, possiamo dire che al 31 dicembre il gruppo risulta composto da 458 dipendenti, di cui il 23% è costituito da personale femminile e il 10,3% è caratterizzato da personale con meno di 30 anni. Abbiamo mantenuto delle buone performance nell'ambito della salute e sicurezza con un ridotto tasso di infortuni sul lavoro dello 0,5 e abbiamo portato avanti una serie di attività di formazione che ci hanno permesso di raggiungere più di 13.400 ore di formazione erogate ai nostri dipendenti. Non sto comunque a illustrarvi tutte queste, diciamo, questi highlight, comunque sia all'inizio del nostro bilancio di sostenibilità potete vedere appunto tutta questa panoramica e potete approfondire le informazioni all'interno di ciascun capitolo del bilancio. Mi interessava invece adesso andarvi a presentare alcuni progetti e alcune informazioni che sono state particolarmente interessanti, avvenute nel corso del 2019
e che in qualche modo si allacciano al tema e all'importanza che Novamont conferisce all'aspetto delle partnership, soprattutto con il mondo dei giovani, con i territori locali e quindi vi ho portato alcuni esempi che volevo illustrarvi oggi. Partendo diciamo, dal capitolo dell'innovazione che sicuramente rappresenta il tema più importante per Novamont e per i nostri stakeholder, possiamo dire che nel corso del 2019 il gruppo è stato coinvolto in numerosi progetti di ricerca e sviluppo e che sono stati incentrati sui temi della filiera agricola, delle fonti rinnovabili, delle biotecnologie, economia circolare. E nell'ambito di questi progetti siamo stati in grado di creare più di 360 partnership con realtà primarie internazionali, quindi del mondo delle associazioni, delle imprese, degli enti governativi. Ma è interessante notare come circa il 25% di queste partnership è stato stretto proprio con il mondo dei centri di ricerca e delle università, quindi con il mondo accademico. Questo perché Novamont crede fermamente nell'apporto che il mondo dei giovani può dare garantisce anche il successo di un'azienda. Queste collaborazioni infatti ci danno una serie di benefici molto importanti. Innanzitutto ci garantiscono un interscambio di conoscenze ed esperienze. Ci permettono di impiegare le tecnologie più avanzate possibili e soprattutto ci permettono di avvicinare i giovani talenti alla nostra realtà, quindi è proprio un aspetto di attrazione di talenti. Proprio per questo motivo, nel corso del 2019, presso le nostre sedi italiane, abbiamo ospitato un totale di 13 stagisti e tirocinanti, 2 borsisti, un tesista e 6 studenti dell'alternanza scuola-lavoro. E tutte queste collaborazioni ovviamente hanno avuto a che fare con molteplici tematiche e discipline che vanno dalla genetica delle piante, microbiologia, gestione dei rifiuti, agronomia, tutta una serie di discipline molto, molto importanti per il gruppo. Sempre sul tema diciamo, del rapporto e dell'importanza che Novamont dà al mondo delle nuove generazioni è l'aspetto legato alla comunicazione e alla sensibilizzazione della sostenibilità, un aspetto su cui Novamont lavora davvero moltissimo. Infatti nel corso del 2019 abbiamo portato avanti numerose attività formative che sono state rivolte a tutte le fasce d'età con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità e delle buone pratiche ambientali e favorendone dove possibile anche l'ingresso nel mondo del lavoro. Tra due progetti particolarmente rilevanti che vorrei presentarvi abbiamo Scuola Novamont, che è un canale, un progetto attraverso la quale organizziamo delle visite guidate presso le nostre sedi e i nostri stabilimenti e queste visite sono dedicate agli studenti e al corpo docente. All'interno di queste visite cerchiamo di condividere i nostri valori, i nostri processi e un po' la nostra storia, sempre in ottica di condivisione di buone pratiche di sostenibilità. E nel corso del 2019 con Scuola Novamont siamo riusciti a coinvolgere più di 1000 studenti che sono venuti in visita presso i nostri siti a Terni, Patrica, ad Adria e al nostro centro di ricerca e direzionale a Novara. L'altro progetto che diciamo, ha conseguito dei risultati molto interessanti è sicuramente alla scoperta del Mater B. Si tratta di un progetto educativo integrato, detto di edutainment,
che comprende diversi strumenti, comprende delle mostre interattive, dei laboratori scientifici, dei video, materiali didattici, fumetti, tutta una serie di strumenti che hanno l'obiettivo di far conoscere e vivere attivamente ai ragazzi il mondo delle bioplastiche e del loro ciclo di vita. Questo grazie al costante impegno e ai numerosissimi eventi che sono stati legati al progetto, infatti sono state organizzate diverse tappe della mostra in tutta Italia durante l'intero anno, questi eventi ci hanno permesso di appunto raggiungere dei risultati molto importanti e di una partecipazione molto significativa. Infatti abbiamo organizzato più di 2.500 laboratori creativi, abbiamo distribuito più di 17.000 fumetti che hanno avuto come protagonista la nostra mascotte Bia De Compostabilis e appunto c'è stato il coinvolgimento di circa 140 classi e più di 17.000 cittadini. Quindi davvero dei risultati molto, molto positivi. Infine, volevo portarvi l'ultimo, diciamo, progetto rilevante che è legato soprattutto al tema, e all'importanza delle partnership pubblico-private, per lo sviluppo di progetti per il territorio. Questo progetto si chiama RIPOP, ed è un'iniziativa, diciamo, nata dall'alleanza di diversi soggetti, sia del mondo pubblico che privato. Tra questi citiamo il Comune di Torino, Novamont, ovviamente, l'Associazione Eco dalle Città, AMIAT e anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. L'obiettivo di questo progetto qual è stato? Quello di diciamo, avviare un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti organici e dei prodotti ortofrutticoli che non erano ancora valorizzabili all'interno del mercato di Porta Palazzo, Torino, che è il mercato alimentare più grande e culturalmente diversificato della città di Torino. Questa sperimentazione ha avuto inizio nel 2017 e è stata estesa fino anche al 2019. In particolare, cosa succedeva? Ogni settimana gli Ecomori, cioè un gruppo composto da persone richiedenti asilo, assieme alle sentinelle dei rifiuti, hanno recuperato diciamo, le eccedenze alimentari che erano ancora edibili, ma non più vendibili, presso tutti i banchi del mercato ortofrutticolo. Queste eccedenze sono state poi ridistribuite in loco a soggetti richiedenti, quindi in gran parte delle volte erano persone in difficoltà economiche, attraverso l'uso di cassette che sono appunto state riempite con un mix di cibo che è stato raccolto. Novamont ha aderito a questo progetto sin dall'inizio attraverso due modi, diciamo. Uno è stato attività di sensibilizzazione e educazione alla raccolta differenziata dell'organico e in seconda parte abbiamo distribuito trespoli con sacchi in Mater B che sono poi stati utilizzati dagli ambulanti per la raccolta dei vari scarti che provenivano dalla, diciamo, operazioni di cernita dei prodotti per la vendita. E questo ha consentito di raddoppiare la percentuale di raccolta differenziata in un anno di attività. Anche qui i risultati che siamo riusciti a conseguire nel 2019 sono stati estremamente positivi. Infatti abbiamo un totale di 73.900 kg di cibo edibile che è stato recuperato grazie a questa attività. Abbiamo coinvolto 43 persone richiedenti asilo e 2 persone in attesa di permesso di soggiorno. Abbiamo attivato un totale di 6 tirocini e 2 contratti di lavoro e circa 216 bisognosi ogni settimana sono riusciti a beneficiare di queste attività di recupero.
Quindi sono numeri molto importanti che per l'appunto dimostrano come Repop sia stato un po' un progetto in grado di rigenerare il tessuto sociale della città e appunto questo progetto è stato reso possibile grazie a una forte partnership con soggetti del mondo pubblico e privato. Io concludo qui diciamo, la mia parte e passerò nuovamente la parola ad Alessandra che concluderà appunto la presentazione di oggi con un accenno sugli impegni al 2020. Sì, grazie Martina. Allora, dunque, appunto, volevamo concludere questo webinar presentandovi quelli che sono gli impegni che Nuovo Monte si era posta per il 2020 e lo stato di avanzamento e di raggiungimento. Il preambolo necessario da fare è che già dal 2017 Novamont ha scelto di orientarsi ai principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Come immagino sappiate, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite è appunto un programma di azione globale nato per perseguire e promuovere lo sviluppo sostenibile entro appunto il 2030, attraverso il perseguimento di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, appunto i Sustainable Development Goals e gli SDGs, che diciamo, sicuramente conoscerete. Per quanto riguarda gli impegni che Novamont si era posto nel 2020, bisogna comunque dire che, appunto, come immagino sia chiaro a questo punto del webinar, la sostenibilità per Novamont è sempre stato un aspetto prioritario e progressivamente l'azienda si è posta sempre degli obiettivi più sfidanti. Quelli che si è posta per il 2020 lo sono particolarmente, perché appunto Novamont ha deciso di emanare una vera e propria politica di sostenibilità. Quindi un documento all'interno del quale sono state riportate le tematiche prioritarie del gruppo Novamont in ambito di sostenibilità e dove Novamont si è posta proprio un elenco chiaro di impegni. E per, diciamo, rendere la sostenibilità sempre più un valore a livello aziendale, è stato creato un comitato della sostenibilità aziendale, appunto, per una gestione organizzata e formalizzata di tutti gli aspetti afferenti alla sostenibilità. Questi due obiettivi, quindi la realizzazione della politica di sostenibilità e lo sviluppo del comitato, sono stati realizzati da Novamont a giugno, quindi lo scorso giugno. Un altro obiettivo che Novamont si era posto per il 2020 era quello di aderire al Global Compact, che è un'iniziativa strategica di cittadinanza di impresa che ha l'obiettivo di promuovere, sostenere e applicare 10 principi fondamentali relativi a quattro aree, che sono i diritti umani, gli standard lavorativi, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione. Novamont ha rispettato l'obiettivo e l'impegno che aveva deciso di prendersi aderendo al Global Compact a maggio di questo anno, quindi maggio 2020, e diciamo. Un altro obiettivo sfidante che l'azienda si è posto era quello di ottenere la certificazione B Corp, che è stata ottenuta a luglio dal gruppo con un punteggio di 104 diciamo, una certificazione che ha un punteggio minimo di 80, quindi anche con ottimi risultati. Un altro aspetto molto importante che riguarda Novamont e che, diciamo, un obiettivo raggiunto nel 2020 è stato diciamo, il passaggio di Novamont a società benefit. Quindi Novamont ha proprio cambiato il suo statuto societario inserendovi delle finalità di beneficio comune. Quindi ufficialmente Novamont non persegue, in quanto società benefit, non persegue più solo diciamo, il profitto, ma ha a livello identitario deciso di realizzare anche e perseguire anche delle finalità di beneficio comune per i territori e le comunità in cui si inserisce. Io per adesso vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, io e Cristina siamo disponibili a
rispondere. Quindi, appunto, a completa vostra disposizione per qualsiasi domanda, noi siamo disponibili. Esatto, potete anche poi scriverci successivamente per altre domande, curiosità, alla nostra mail csr@novamonte.com. Vi cercheremo di rispondervi anche il prima possibile. Potete farci delle domande nell'area chat. Ok, se appunto non avete nessuna domanda, vi salutiamo e vi ringraziamo di nuovo per la vostra presenza di oggi. Ripeto appunto, se avete qualsiasi domanda, scriveteci proprio nella nostra casella mail e niente, vi ringraziamo nuovamente per l'attenzione. Grazie a tutti.